Eh, avremo, saremo gli unici in regione ad avere il vaccino dell'AstraZeneca, quello di Oxford. Avremo 300 persone da vaccinare in quattro settimane, per cui abbiamo bisogno che la gente venga. Ecco, e, e quindi mi raccomando, è quello, quello che abbiamo comprato. Beh, siamo stati selezionati come centro, sono 5 o 7 centri in Italia. Noi eravamo stati selezionati anche per la Johnson Johnson, solo che Johnson Johnson hanno detto che l'Italia ha un RT troppo basso, <ride> per cui non ci vogliono. Okay, Il sistema eh, con un RT, come all'Emilia Romagna. Ho un sistema che è stato l'unico che si è adeguato con i letti di, di terapia intensiva, per esempio. Quindi 18 letti aggiuntivi per dire a Baggiovara sono già aperti. So che a Bologna sono a posto, so che c'è Reggio. Cioè, ovunque abbiamo fatto eh, un adeguamento dei letti di terapia intensiva. Poi è chiaro che i disagi ci sono, ma ci sono per tutti i disagi. Gli, I ricoveri programmati sono quelli che ne hanno pagato un po' le conseguenze. Devo dire che però quest'estate ci siamo uccisi tutti per recuperare e tutto quello che era rimasto indietro a livello ambulatoriale. Il problema è che gli anestesisti sono gli stessi che ventilano. I malati che ne hanno bisogno e che vanno in sala operatoria ad operare, per cui in qualche modo a qualcosa devi rinunciare, che come sospetti alla fine sono covid, cioè c'è poco da fare. Quindi non dire ho avuto la febbre un giorno, non ho niente, non è vero. Si aspetta, si aspetta di fare il tampone, non bisogna andare fuori cioè bisogna che le, per non chiudere tutto bisogna che si chiudano le persone che hanno il sospetto di aver avuto un contatto o di avere dei sintomi da covid perché purtroppo sentiamo fin troppe persone che ti dicono beh vabbè avevo perso un po' l'olfatto ma ormai si sanno queste cose qua non è che dobbiamo rispiegarle dall'inizio